Due gare da te giocate, hai già avuto uno spaccato di quella che è stata sin qui la stagione del Modena. Una squadra che ha un volto in casa, è quasi sempre concentrata, quasi sempre fa risultato in trasferta. Purtroppo questo non accade. Sì, purtroppo è andata male. Ciò che io dico è solo questo, ciò che bisogna fare in questi momenti è bisogna sapere archiviare subito le partite e guardare a quella della settimana dopo. Prendere spunto dagli errori magari che si è fatte e lavorare su quelli, lavorare le settimane e continuare. Se prima si dava il 100, adesso bisogna, si vede, eventualmente non è bastato, bisogna dare il 110-120%, tutto qua. È obbligatorio rimanere un attimo sulla partita di Lanciano. Purtroppo il Modena è all'ottava sconfitta consecutiva fuori casa. Viene da dire che abbia perso anche la capacità, magari quando le cose si mettono male, di riuscire a strappare almeno un punto che fa comunque classifica e vi potrebbe servire anche a dare continuità ai risultati buoni ottenuti in casa. Guarda, come quando si dice vincere aiuta a vincere, quando si perde si crea magari anche senza volere all'interno della mente una paura, magari un timore di non riuscire ad uscire da questo, diciamo, da questo tunnel un po' brutto. Penso che risolto comunque lavorando anche mentalmente, perché fisicamente, cioè, non penso ci siano stati cali anche sabato notevoli rispetto a Lanciano, rispetto al primo tempo. Probabilmente è una questione più mentale, un approccio che bisogna migliorare e su cui bisogna continuare a lavorare insistendo in settimana partendo da lunedì in ogni allenamento. Per la prima volta è stata messa in discussione la posizione di Mister Crespo, poi la società ha emesso un comunicato nel quale si diceva la squadra ha manifestato la propria fiducia nei confronti del Mister. Credo che sia stato un modo anche per responsabilizzarvi e volevo sapere, insomma, se anche negli spogliatoi si era parlato di questo. No, cioè, quello che è stato detto è la verità. La squadra è col mister, cioè, in campo ci andiamo noi e quindi noi giocatori, i primi responsabili di ciò che succede, che si vince o si perde, siamo noi. Siamo tutti bravi quando si vince, siamo tutti magari più scarsi quando si perde. Dobbiamo cercare un attimo, penso la squadra debba un attimo isolarsi dal contesto, da quello che c'è fuori e guardare solo noi stessi e continuare per la nostra strada. Sabato arriva un Brescia che è in zona playoff, forse una delle sorprese di questo campionato, ma che non sta attraversando uno dei suoi momenti. In questa situazione c'è solo un risultato a disposizione. Ovvio, guardiamo la classifica, non è che si può giocare per pareggiare, si gioca sempre per vincere. Ma cioè, questa penso sia una cosa abbastanza scontata.